Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di una piastra per capelli che dicono sia equiparabile alla GHD, che è una delle piastre più famose e penso migliori in commercio. Sto parlando della Irresistible Me Diamond. Ho già parlato di questa marca diverse volte, della Irresistible Me, sia per quanto riguarda l'extension, sia per quanto riguarda il ferro. Potete andare a vedere, vi metto qui il video della volta scorsa, sul ferro arriccia capelli che ruota automaticamente, quindi con quello c'era un rischio veramente molto basso di bruciarsi. Ma devo dire che anche questa piastra è veramente tecnologica. Vi faccio vedere subito com'è. Apro la scatola e si vede subito la piastra come dentro e qui tutte le sue caratteristiche. È una piastra piccola e molto leggera. Questo può sembrare un contro, in realtà è un pro secondo me, perché è leggera e piccola, è veramente molto buona da portare in viaggio. Ha diverse caratteristiche. Innanzitutto la cosa che io più adoro di questa piastra è che si riscalda velocissimamente, infatti in 15 secondi raggiunge la temperatura massima, che è di 230 gradi. O inoltre è dual voltage, ovvero in tutte le parti del mondo si può utilizzare, e inserendolo nella presa automaticamente capisce se i gradi vengono calcolati da noi in Fahrenheit o in gradi Celsius. Infatti da me in questo piccolo LED compaiono proprio i gradi, ed è molto bello perché qui compaiono i gradi, come adesso vi farò vedere, e mano a mano che la piastra si riscalda si illumina questa lineetta qua, fino ad arrivare alla temperatura massima in 15 secondi. Inoltre i tasti di accensione, spegnimento e di regolazione della temperatura sono all'interno, ed è veramente una genialata, perché vi dirò, io con tutte le piastre le spengo, perché i tasti sono sempre fuori e chiudendola clicco i tasti per sbaglio e mi ritrovo la piastra spenta e i capelli mi vengono male perché non mi accorgo che... Inoltre qua si può toccare tranquillamente fuori, quindi anche per fare i ricci va benissimo, oltre che per i lisci, perché non si riscalda. Anche qui si può, c'è una sorta di lineatura che permette un maggior grip, quindi una maggiore presa. Inoltre è dotata di un cavo molto lungo e questo cosino qui è flessibile, ruota, quindi potete utilizzarla veramente senza alcun problema. La particolarità di questa piastra è che le piastre al loro interno sono in ceramica rivestite di diamante e tormalina, e questo permette una maggiore lucidità del capello mentre piastrate il capello, e inoltre elimina il crespo. Comunque vi faccio vedere subito all'azione come funziona, così vedete tutto voi. E l'unica cosa è che la spina non è italiana, e io come adattatore utilizzo questo, che in realtà è un adattatore per un sacco di prese di tutti i paesi del mondo, penso, che l'ho trovato da MediaWorld, quindi è abbastanza ingombrante, ma in realtà esistono anche piccolini solo per questa presa americana. E dove si mette? Non mi ricordo più qua era. Ok, vedete, l'ho trovato da MediaWorld, ma penso che lo vendano un po' dappertutto in realtà. E niente, vi faccio vedere subito all'azione com'è. Allora, fortunatamente il cavo è molto lungo, cosa che mi piace tantissimo, perché le mie prese sono sempre occupate da 10.000 cavi. E accendo da dentro. Vedete? Mentre si accende si illumina questo display e la temperatura sale. Adesso è 130, aspetta, la metto a 230 è il massimo perché ho i capelli molto lisci. Vedete? 155, 181, magari poi ve lo faccio vedere in un primo piano, 203, e già siamo arrivati alla temperatura massima. Ed è veramente fantastico. E qua è leggermente caldo ma non brucia assolutamente. Allora, vi faccio vedere. Allora, vabbè, i miei capelli sono lisci, quindi non ha senso farvi vedere un po' il liscio. Magari ve lo faccio vedere lo stesso per vedere un po' l'effetto lucido e anticrespo. Vi faccio vedere, mi liscio questa parte qui.
però ovviamente perché i capelli ricci. Allora, pettino i capelli e poi vado. Posso tenere anche qui. Che calda, fa caldissimo. Vedete? Com'è lucido? Cioè, lucida tantissimo, veramente. Vedete la differenza tra qui e gli altri? Veramente, penso sia veramente molto carina. Proviamo ora a fare il capello riccio. Allora, posiziono la piastra, giro così. In realtà posso toccare anche qui, solo che non tocco perché sono abituata che con le altre piastre mi brucio sempre, quindi mi viene automatico non toccare. Ed ecco qui il boccolo. Comunque, io oggi non li voglio fare assolutamente ricci perché voglio il liscio. Comunque, concludendo, mentre finisco questa piega, secondo me se vi serve una piastra, soprattutto per chi ha i capelli ricci e vuole lisciarli e renderli belli, lucidi, anticrespi, secondo me è un buon prodotto. Per quanto riguarda il riccio, sì, vengono abbastanza bene, quindi potete usarlo sia per il riccio che per il liscio. Però se cercate una spazzola, una piastra che faccia proprio i boccoli, perché a voi interessa solo quello, vi consiglio più l'altra, la Ruby, che vi metto qua il link, che vi ho fatto il video l'altra volta, che quella veramente ci mettete 2 secondi per fare i ricci. Vengono benissimo, non c'è bisogno di alcuna praticità, diciamo. Non c'è bisogno di particolari abilità nel farlo, perché cioè, veramente fa tutto lei quella piastra lì. Se non avete visto il mio tutorial, andate a vedere perché vi faccio vedere completamente come si fanno i ricci da zero. Niente, questa è la mia recensione. Vi ricordo che se volete acquistare questa piastra, vi metto il link nell'info box diretto per accedere proprio all'acquisto di questa piastra. Vi metto anche uno sconto del 10% per chi volesse acquistarla, che vi ricordo però che non è cumulabile con altri sconti. Quindi se in questo momento sul sito ci sono degli sconti, perché magari è il periodo di sconti, non vale. Però se è un periodo in cui non ci sono assolutamente sconti, vale benissimo. E niente, vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!